Forza Italia e il nuovo centrodestra devono insieme provare a ricostruire l'area moderata senza cui il centrodestra non può vincere le elezioni. È quanto emerso dal convegno Prima le idee, al centrodestra serve un laboratorio organizzato a Udine dal centro studi impresa lavoro. Il problema vero, è stato sottolineato nel corso dell'incontro, è garantire un'alternativa di governo. Oggi l'elettorato culturalmente guarda a centrodestra, ma vince la sinistra di Renzi perché c'è un deficit di offerta politica, non tanto nella parte più radicale della destra, la Lega guadagna molti consensi, ma nella parte più moderata. Io mi auguro che Forza Italia e il nuovo centrodestra, come dire, ritrovino una via comune e in questo e in un altro contenitore sia possibile esprimere quelle ricette che rimangono poi, come dire, le stesse, ma che vanno proposte in termini di forte credibilità, di forte presenza sul territorio. Sul piano economico meno tasse e meno Stato, dicendo sul piano della, come dire, interpretazione della società che occorrono i diritti ma occorrono anche più doveri e che sul piano internazionale forse va ripensata la nostra presenza in Europa. Il centrodestra potrà avere un futuro utile al nostro Paese se interpreterà l'esigenza di libertà, di nuovi spazi per l'imprenditoria, di riduzione delle tasse, di liberalizzazioni. Il Paese è davvero in pessime condizioni. Si rischia davvero la catastrofe, siamo sull'orlo, come dire, precipizio, c'è bisogno appunto di un cambio radicale di rotta e se il centrodestra interpreterà questo ruolo, se avrà la capacità di restituire appunto più autonomia alla società civile e ridurre quindi il potere dello Stato e la burocrazia, credo che svolgerà una funzione utile. L'elettorato riconducibile all'area che è stata chiamata moderata o adesso di centrodestra è un elettorato maggioritario dal 1948 ad oggi senza alcuna eccezione. L'importante è che trovi delle espressioni politiche e che vengano forniti dei prodotti politici in grado di parlare a tutti e non solamente all'elettorato identitario e che sappiano affrontare i problemi della collettività in modo tale da fugare le paure che corrono per la nostra società. In queste condizioni, nelle democrazie che funzionano, vince chi riesce a parlare all'elettorato degli altri e soprattutto a quella forza che in Italia è diventata già largamente maggioritaria, che è di quelli degli indecisi o di chi non trova un buon motivo per andare a votare.